Buongiorno Libertini e bentornati sul nostro canale. Guardiamo insieme qualche idea su cosa indossare per le ragazze nel periodo estivo, perché vogliamo sì essere sexy, ma anche sempre comunque eleganti e soprattutto non vogliamo schiattare dal caldo. E voglio ricordare a tutti che estate non è sinonimo di trash. Dividerò questo video con delle proposte di outfit in tre occasioni diverse che si possono, diciamo, tipiche estive, che si possono presentare appunto in estate, sia in ambienti scambisti che in realtà valgono per chiunque. A fine video vi do anche un paio di posti, su un paio di suggerimenti su dove poter acquistare questi capi. Quindi guardatelo fino alla fine. Io sono Mia e vi aspetto assieme a mio marito Fausto sulla nostra community per sole coppie www.libertinequeen.com, la prima community italiana aperta solo alle coppie e nella quale si può accedere solo e esclusivamente se il profilo viene verificato. Inoltre è una community super facile da utilizzare, www.libertinequeen.com. Partiamo con due concetti fondamentali. Il primo è l'eleganza. Per me non può mancare mai. So che è difficile essere eleganti e sexy e allo stesso tempo. È anche una questione di buon gusto, anche se il buon gusto è molto soggettivo, vero sì, vero no. Ci sono comunque delle regole di bon ton che secondo me valgono per chiunque, bisognerebbe rispettarle. Sicuramente quello che non è facile è essere sexy mentre si suda. La seconda regola è sentirsi bene con se stessi. Io chiaramente in questo video do dei pareri, ma sono soggettivi, ok? Non si può uscire di casa se non ci si sente a proprio agio. Questo credo che sia una regola proprio base. A me è capitato, capita spesso di cambiarmi all'ultimo momento perché niente, non ce n'è, non mi vedo bene con quel vestito, anche se Fausto continua a dirmi che sto benissimo, anche se non ha dei problemi oggettivi evidenti, ma io non mi piaccio, se non mi piaccio, non ce n'è. Ecco alcune idee per essere sempre fiche in situazioni hot in tutti i sensi. Partiamo dai pool party, quindi feste in piscina, parliamo di pieno giorno, per cui ragazze, per me l'outfit che regna in assoluto e vincerà sempre, sarà sempre al primo posto, è il trichini. Io amo i costumi da bagno interi, però il trichini è il giusto compromesso per essere un po' nude, quindi scoprire un po', non eccessivamente, e ci sono un sacco di modelli super fighi, particolari, che vi rendono appunto eleganti, ma molto accattivanti allo stesso tempo. Ecco, l'importante è che abbiano un bel taglio sul culo. Io ad esempio amo il taglio alla brasiliana e preferisco prediligo quel genere lì. Attenzione, ho parlato di pool party, ma in realtà feste anche in spiaggia, chiaramente, feste di giorno, insomma. Bikini, il bikini, se avete un bel seno, perché no? L'unica cosa, questo è il mio parere personale, però davvero non è bello vedere le quarte strizzate in triangolini XXS, non ha nulla di sexy, ma risulta solo volgare. Quando inizia poi a fare un po' a fare sera verso l'ora dell'aperitivo, secondo me una camicia di lino aperta con i colori estivi chiari, quindi bianco, che ne so, il cru, azzurrino. Una camicia aperta con sotto senza il reggiseno e con lo slippino, il tanga, il pigiama, quello che volete, secondo me è azzeccatissimo. Veramente ogni volta in cui mi è capitato di vedere o di vestirmi io così con una camicia aperta ho sempre ricevuto un sacco di complimenti e trovo che la donna con la camicia aperta sia molto sexy. Più chic ci sono i caftani, io li adoro, ce ne sono una marea, specialmente quelli corti, trasparenti, sono molto molto chic, belli e sexy, soprattutto se sotto non indossate il reggiseno, perché potete permettervelo, ok? Tutte possiamo permetterci di non mettere questo benedetto reggiseno, anzi io li brucerei tutti. Ecco, facciamo un bel falò dei reggiseni, la giornata del, forse c'è, esiste, del free bra? Credo che esista, mi informerò.
Quindi seno scoperto, allora se è un parte inizio parti io vi direi ni, nel senso ok senza reggiseno, però cerchiamo come dicevo di coprirlo comunque con una camicia, con una maglia trasparente, cioè andare proprio subito di pomeriggio con il seno di fuori secondo me non è proprio finissimo. Attenzione, io sono una sostenitrice, non prendo mai sole con i pezzi di sopra, ok, non ce li ho negli armadio. Però il party secondo me è un po' diverso. Potreste optare dei gioielli, quindi copricapezzoli, robe così. Quindi sì a tutto quello che è l'accessorio carri da sole grossi, bracciali, collane, catenine, catenelle. Io ho delle catenelle, le avrete viste, che si agganciano ai capezzoli, molto carine. Tutte queste cose qui che impreziosiscono un pochino, accessori che impreziosiscono l'outfit, che poi è prevalentemente praticamente nudo. Scarpe, scarpe, allora sì, ai sandali magari impreziositi, non proprio il sandalino così sciatto da spiaggia, magari impreziositi con le pietre, gli strass, che ne so, colori vivaci. Se proprio non potete rinunciare al tacco, ok, le slip mules, come si dice? Insomma, avete capito, il tacchettino basso, oppure i tacchi, il tacco colonna, che sono comunque tacchetti bassi, ma soprattutto sono larghi, quindi comodi, ecco, magari proprio non per camminare in spiaggia, però ci siamo capiti. Io eviterei, anche se adesso sta tornando di moda, gli zoccoli, eviterei le zeppone alte. Sono un po' così, non lo so, non mi convincono, io la zeppa magari no. Piedi nudi e via. Prima di parlare delle feste all'aperto, però vi chiedo la cortesia di iscrivervi a questo canale cliccando il tasto iscriviti e attivando la campanella delle notifiche. Grazie mille. Feste all'aperto. Scopriamo le gambe. Primo punto, gambe scoperte, quindi sì a gonne cortissime. Sia mini abiti, mini dress, shorts, io li amo, li adoro. Trovo che sia molto più elegante un bello shorts che una minigonna, però anche qui è un parere soggettivo. Se siete amanti dei vestiti bohemian, io non particolarmente, però se proprio volete metterlo, mettetelo, date la priorità a quegli abiti che hanno però un importante spacco, cioè scoprite le gambe, ok? Non è l'aperitivo con le amiche, ok? E anche i tessuti, prediligete ovviamente i tessuti ultraleggeri per uno, per non morire di caldo, e poi magari con qualche trasparenza. Neanche ve lo devo dire che la seta sarebbe il tessuto più indicato, e o lino. Non ho menzionato la rete, come vedete. La rete è difficile da gestire, la rete. I vestiti con i vestiti fatti, ok, ci siamo, che sembra le rete da pesca. Alcune volte effettivamente vedo ragazzi così, sono belli. La maggior parte, stragrande maggioranza dei casi, penso che è un no. L'eleganza è altro. Quindi gambe scoperte e schiena scoperta, secondo me la schiena scoperta è una cosa super chic e la si può scoprire fino all'osso sacro, per intenderci, fino a quasi alla riga delle chiappe, quasi, non si deve vedere perché sennò diventa volgare. E impreziosire anche la schiena con dei gioielli, cioè, vabbè, c'è il mondo per noi donne, per fortuna. Décolleté, scopriamoci, anche il décolleté, vanno bene anche gli scolli profondissimi, quelli che arrivano all'ombelico. Diciamo, la regola potrebbe essere scegliamo cosa scoprire e puntiamo su quello. E poi un'altra regola è non strizziamoci in vestiti che non sono adatti alle nostre forme, perché saremmo a disagio tutta sera e soprattutto scomode. A me è capitato tantissime volte di provare abiti che effettivamente mi stavano bene, erano bellissimi, ma magari per come sono fatta io mi stringevano, che ne so, il punto vita. E mi sono immaginata poi a un certo punto della serata, scomoda, semplicemente scomoda, e chi cacchio me lo fa fare, dai, no? Oppure vestiti, quei vestiti super stretti che dici, che figa, però poi cammini, sei subito nuda, quindi diventi subito volgare, passi la serata aggiustarti il vestito e anche no. Passiamo alla terzo gruppo, che sono le feste al chiuso, quindi nonostante sia estate decidiamo di chiuderci può essere un locale, un club o una casa, un party, insomma, al chiuso.
Ma prima vi racconto un attimino dello sponsor di questo video, che è proprio la nostra community di cui vi parlavo all'inizio video, www.libertinequeen.com. È la prima community italiana per sole coppie. Attenzione, non bisogna essere necessariamente delle coppie stranavigate nel mondo scambista, va benissimo per coppie curiose, è il posto adatto in cui cominciare l'avventura scambista, o diversamente è il posto adatto dove finalmente conoscere altre coppie, coppie nuove del mondo libertino. Il procedimento per l'iscrizione è semplicissimo: attivate un piano di abbonamento, compilate il vostro profilo personale, scegliete un nickname, mi raccomando, il nickname poi non potrete cambiarlo in un secondo momento, ed è il nome che vedranno tutti gli altri utenti del sito. Una volta fatto questo passaggio, vi arriverà un'email in cui vi verrà chiesto di verificare il vostro profilo. Cosa dovete fare per verificarvi? Dovete inviarci una foto con un foglio, foto di coppia naturalmente. Sul foglio deve esserci scritto il vostro nickname scelto in fase di iscrizione. Da quel momento poi verrete verificati, sempre che, ma confido in voi, sempre che siate una coppia reale, venite verificati e potrete accedere alla community e contattare le coppie che vi interessano, oppure farvi conoscere, pubblicare foto sul wall comune, scrivere post, insomma fate un po' quello che volete. L'obiettivo è quello di farvi conoscere e conoscere altre persone, per poi magari eventualmente anche incontrarsi. Vi aspettiamo www.libertinequeen.com. Ok, parliamo delle feste al chiuso. Vale tutto quello che vi ho appena detto poco fa, ma con una variante molto importante, ed è l'aria condizionata. Se come me la odiate, vestitevi di conseguenza, cioè copritevi, perché vi assicuro che ci sono alcuni posti, alcuni club in cui l'aria condizionata veramente è fortissima, raggiungono ancora un po', ci sono i pinguini che camminano insieme a voi, e quindi copritevi come quasi se andasse d'inverno. Chiedete, fate ricerca su Google, guardate le recensioni di Google, o chiedete agli amici, o chiedete a noi di Libertine Queen, e vestitevi di conseguenza. All'opposto, se l'aria condizionata invece non c'è, come ad esempio al Secret Club qui di Gran Canaria, di cui abbiamo fatto il video. Vi ricordo, cercatelo qui sul canale, vi metto il link in descrizione. L'aria condizionata non c'è, ci sono i ventilatori, e nelle serate più calde, più affollate, vi assicuro che il concetto di eleganza a questo punto prende tutta un'altra connotazione e diventa sopravvivenza, per cui l'unica cosa che potete fare è munirvi di elastico e indossate la cosa più leggera che avete nell'armadio, o meno tessuto possibile, ecco. Dove fare acquisti? Allora, moltissime ragazze acquistano su Shein. Non voglio entrare in merito alla questione morale di Shein. I tessuti di Shein sono super scadenti, e d'estate è inevitabile che vi faranno sudare. Vi consigliamo invece un posto online in cui comodamente da casa potete acquistare questi capi, ed è la nostra boutique Libertine Boutique, www.libertineboutique.store. Fate la vostra ricerca, potete filtrare per categoria, oltre a body, lingerie e quant'altro, c'è anche tutta una sezione in realtà di sex toys. Buon acquisto! Concludiamo questo video con tre consigli fondamentali per la sopravvivenza in estate. Al primo posto, ragazze, dopo le ore 20, qualsiasi stagione dell'anno, in qualsiasi posto vi troviate, dopo le ore 20, l'unica scarpa che voglio vedervi ai piedi sono i tacchi. Punto. Secondo consiglione d'oro: usate la cipria, e ve lo dice una che non l'aveva mai usata fino a 2 anni fa. Ho imparato a usarla adesso e effettivamente, soprattutto in estate, vi salva la vita, perché vi opacizza. Terzo punto, l'elastico, anche quello vi salverà la vita. Quindi mettete sempre un elastico al polso. Vi aspettiamo sulla nostra community www.libertinequeen.com. Io sono Mia, un bacione. Mua.